Salve, sono Paola Valenti, acconciatrice e consulente tecnico L'Oréal Professionnel. Sono oggi qua con voi per condividere le 4 regole d'oro del servizio Profiber in salone. Si inizia con la diagnosi. La corretta diagnosi parte analizzando la cute della cliente per verificare la presenza di eventuali anomalie e in tal caso procedere con uno shampoo specifico prima del trattamento Profiber. Con questo movimento andiamo ad individuare il livello di sensibilizzazione del capello e il suo diametro nella parte sensibilizzata. Vi consiglio anche di effettuare il test di sfregamento e di trazione. Proseguiamo con il lavaggio. Per Cécile ho scelto di utilizzare Rectify per capelli leggermente sensibilizzati. Cécile è già una cliente Profiber che all'inizio utilizzava Restore, ma con il tempo il grado di sensibilizzazione è diminuita e quindi possiamo scendere di livello e utilizzare Rectify. La seconda regola d'oro riguarda l'applicazione del trattamento. Andiamo ad applicare prima il concentrato. Poi, in sovrapposizione, Aptil 100, che attiva la riparazione. Mi raccomando, rispettate la proporzione 1 a 1,5 e applicate i due prodotti solo nella zona sensibilizzata e porosa individuata durante la diagnosi. Per miscelare correttamente le due texture, vado a lavorare con dei torchon tutta la capigliatura. Come potete vedere, in questo modo faccio penetrare la giusta quantità di prodotto nella fibra. Lascio in posa 5 minuti. Parliamo della terza regola, molto importante, il risciacquo. Prima andiamo ad emulsionare con poca acqua tiepida, settore per settore delicatamente, per favorire la completa rimozione del prodotto in eccesso, evitando di portare il prodotto dove non è stato applicato. Controllate, con questo movimento, che i capelli siano completamente privi di prodotto. Come vedete, l'acqua che rimane nella mia mano è pulita, quindi il risciacquo è stato effettuato correttamente. La quarta regola riguarda l'asciugatura. Preasciughiamo i capelli con il phon a temperatura non elevata e alla giusta distanza. Utilizzo il leave-in solo se necessario e lo applico solo nella zona sensibilizzata, perché oltre ad essere un prodotto di styling, ha anche un effetto riparatore. Grazie dell'attenzione e buon Profiber a tutti!